Allora, io dico che il sistema di intelligence e di sicurezza del nostro paese funziona non grazie al governo, ma nonostante il governo, perché non è assolutamente vero che questo governo ha investito su intelligence e su sicurezza, anzi, è esattamente il contrario. In questa legge di stabilità noi abbiamo 491 milioni di euro di tagli sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, 1,5 miliardi di tagli, No, però un questo è miliardo e falso. mezzo di tagli sul triennio. E Allora. il miliardo che il Presidente Renzi ha annunciato, io questi soldi li voglio vedere. Per il momento non c'è assolutamente nulla, vedremo se l'Europa sarà disponibile a concedere questo sforamento del patto di stabilità per investire No, non questo è tanto falso. sulla sicurezza Guarda. quanto sulla difesa. Questo per quanto riguarda il tema sicurezza. Però a migliore voglio ricordare un'altra No, però cosa. io Lei prima voglio ricordarti che voi avete tagliato io vi 3 ricordo a miliardi tutte e due di e non parlarvi sopra, noi finisce abbiamo investito Molteni 2 miliardi. e poi replicate. Facendo le assunzioni di nuovi poliziotti. Lei giustamente ha posto una domanda sul fatto che i quattro terroristi di Bologna, marocchini, siano stati espulsi ma non arrestati. La responsabilità è della magistratura o della politica? Io dico che la responsabilità è esclusivamente della politica, perché i magistrati di Bologna non hanno potuto arrestare quasi un anno fa quei quattro terroristi oggi espulsi. Sapete perché? Perché la sinistra, perché il governo, perché il partito di Migliore ha votato un decreto, anzi un disegno di legge sulle misure cautelari in carcere, il disegno di legge 47 del Non c'entra niente, 2015. non No, sai neanche di assolutamente che no, parli, no, non è vero, non non sai di sai che tu nemmeno di parli, cosa parli. no, non Finire. sai Perché di i che magistrati, parli, ma vai a leggerti le carte, ma che perché i stai magistrati, dicendo? perché la Posso? procura di Ascolta, Bologna ha chiesto basta. l'arresto di quei quattro terroristi e l'arresto non è stato confermato dal GIP Vabbè. per motivazioni legate alla normativa presente nel nostro paese, la legge che tu hai votato, Sì, caro Migliore, vabbè. che hai votato tu, che ha votato tutto il Sì, Parlamento per tranne la fortuna, Lega, e quella diciamo. legge io la conosco bene perché ero relatore di minoranza. Quello che è successo a Bologna, purtroppo è successo anche a Merano. A Merano voglio ricordare che è stato arrestato il capo di una cellula islamica che tra l'altro aveva lo status di rifugiato politico, aveva la protezione sussidiaria, era mantenuto in un appartamento a cui lo Stato italiano pagava 2.000 euro di sussidi sociali al mese per lui e per la sua famiglia, e anche quella cellula islamica che è stata fermata, le misure cautelari non sono state applicate semplicemente perché c'era una legge votata proprio quest'anno dalla Vabbè, sinistra e sì. da chi ci sta Guarda, governando. Un piccolo veramente, passaggio, devo finisce, dire la finisce verità. Molteni, poi sentiamo anche Migliore, la Gelmini e finiamo di poi fare riprendiamo propaganda. il giro. Guarda, L'ultimo piccolo capisco che passaggio voi non sulle avete più argomenti, intercettazioni. però voglio No, dire, tu almeno, purtroppo non conosci le leggi che voti e questo è no, estremamente purtroppo io grave. le Un conosco ultimo e tu passaggio, invece le scusate, sulle distorci. intercettazioni Sì. telefoniche. È ridicolo, guardate, è ridicolo che il ministro Orlando ieri dica stretta sulle intercettazioni telefoniche sui PC e sulle PlayStation, perché pochi mesi fa Migliore, il Partito Democratico, ha votato una legge sulla riforma del processo penale, dando una delega al governo per smantellare il sistema delle intercettazioni telefoniche, e ci sono tutte le procure profondamente arrabbiate per quello che state facendo. Allora, questo doppio pesismo, Le questo doppio intercettazioni, atteggiamento, allora. c'è Senti, Migliore, adesso l'emergenza poi finisce sulle sulle intercettazioni intercettazioni e nell'ordinarietà Gelmini invece le e poi smantella chiudiamo le questa intercettazioni parte. telefoniche, Noi questo non è pensiamo accettabile. che. Grazie.